Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: l'intervista di Ida Platano fa discutere, l'atteggiamento ambiguo della tronista potrebbe indispettire i suoi corteggiatori. La web community insorge, l'intervista di Ida Platano, rilasciata alla conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha lasciato gli utenti con l'amaro in bocca. Ogni programma televisivo che si rispetti, conosce perfettamente il sistema di comunicazione e soprattutto le strategie che consentono al format di sopravvivere nel tempo. Il segreto risiede nel cambio di trama. Uomini e donne, per quanto presenti il medesimo obiettivo e la medesima gestione da due decenni, ha spesso alternato i partecipanti destinati a sedere sulla seggiolina rossa, così come la personalità dei tronisti scelti appositamente dalla redazione. Questo per evitare che il pubblico si stufi e rivolga altrove le sue attenzioni. Ebbene, Ida Platano purtroppo rischia di far venire il latte alle ginocchia ai telespettatori del dating show, in quanto presenta da oltre 6 anni la medesima dinamica. Domenica 10 marzo Silvia Toffanin ha accolto la tronista, accompagnata da Gemma Galgani, negli studi di Verissimo. Oltre ad affrontare il tema relativo al suo percorso, la conduttrice ha poi chiesto alla dama bresciana come reagirebbe laddove Riccardo Guarnieri decidesse di scendere le scale per corteggiarla. La risposta della diretta interessata ha lasciato i telespettatori senza parole. Una posizione che potrebbe, giustamente, indispettire i suoi stessi corteggiatori. Ida Platano, non è cambiato nulla. Punto di fronte alla domanda di Silvia Toffanin, l'unica risposta accettabile avrebbe dovuto implicare indifferenza da parte di Ida. Secondo la web community, la tronista avrebbe dovuto rispondere, nessun effetto, con Riccardo è finita, o qualcosa del genere. Invece la dama bresciana ha risposto con l'immancabile, ed ampiamente criticato, non lo so. Attualmente sono due i corteggiatori a tentare realmente il tutto per tutto, ovvero sia Mario e Pierpaolo. È inevitabile che una risposta così ambigua possa indispettire coloro che nutrono per lei un interesse ed un sentimento di fiducia. Ida Platano è incorreggibile. Probabilmente lascerà sempre la porta socchiusa per Guarnieri, il quale nel frattempo ha ritrovato l'amore al fianco di una ragazza conosciuta lontano dalle telecamere. La puntata è andata in onda dopo qualche settimana dalla sua realizzazione. Dovremo dunque attendere le anticipazioni di Uomini e Donne per capire se Pierpaolo e Mario siano rimasti colpiti dalle parole della donna che forse, un giorno, potrebbe diventare la fidanzata di uno dei due. Questo se il cavaliere pugliese non decidesse di lasciare tutto e tornare da lei.